Auto e Moto d'Epoca riapre a Padova dal 21 al 24 ottobre. Come al solito è l'occasione più importante a livello europeo per tutto ciò che concerne l'auto d'epoca, quindi non solo auto in esposizione da parte dei grandi gruppi automobilistici, ma soprattutto da parte dei privati che le mettono in vendita. Pensate che ci sono più di 5.000 auto in vendita in questo spazio internazionale, il più importante d'Europa, che va a unire non solo un grande mercato ma anche tanta cultura, perché qua si raccontano storie e qua si è fatta la storia dell'automobile. Ma detto questo, io vorrei portarvi con me in questo giro per scoprire alcune delle cose più importanti, partendo dai temi di auto e moto d'epoca. Partiamo dalle auto classiche e le auto da sogno, perché quando pensiamo a un'auto d'epoca pensiamo proprio a loro. Sono tutti quei modelli che accompagnano l'automobile dalla sua nascita fino al 1970. Rappresentano la testimonianza storica dell'evoluzione di un prodotto che ha rivoluzionato la vita e la cultura dell'umanità. Come il mitico Deltone e ancora Deltone Integrale, che è assolutamente una macchina che ormai ha raggiunto valori altissimi. La fiera qua a Padova è proprio questo, perché con 5.000 auto in vendita rappresenta il più grande mercato d'Europa dove trovare tutte queste auto. E poi ci sono le Instant Classic e le Young Timer, che sono auto recenti o recentissime, ma che per via delle loro caratteristiche intrinseche sono già da considerarsi un pezzo di storia, perché in futuro prenderanno sicuramente valore e soprattutto in futuro avranno un interesse storico davvero marcato. Un esempio? Proprio lei, la Yaris GR, è una macchina che ormai diventerà già storia, anzi lo è già adesso. L'abbiamo già provata e che carina che è, quanto va bene di telaio questa vettura qua. Bella. Ma anche la mitica Plus X, tanto cara al nostro Matteo Valenti, che viene presentata da Romeo Ferraris. E poi c'è il motorsport d'epoca, che possiamo definirla l'altra faccia del collezionismo, perché se da una parte ci sono appassionati che vivono l'auto storica perfetta, abituati a lucidare ogni singola cromatura e ammirare la bellezza di quel prodotto, oltre al suo interesse storico ovviamente, dall'altra parte ci sono un sacco di persone che qua cercano un'auto sportiva che ha gareggiato nelle più importanti competizioni su strada, su sterrato o in qualsiasi altra condizione, e che compra un'auto del genere per rivivere dei momenti storici, sportivi, legati al motorsport, che fanno vivere l'auto d'epoca in un universo parallelo. Come ad esempio la mitica 155 GTA. Pensate che quest'auto è stata costruita nel 92, intendo la GTA, in 8 esemplari che sono stati poi affidati a vari piloti, tra cui il mitico Alessandro Nannini, che ha corso nel Superturismo. Pensate che nel 92 su 20 gare disputate, 20, lei ne ha vinte 17. Ma di che stiamo parlando? Come la mitica 037, l'ultima Lancia a correre nel campionato rally con la sola trazione posteriore, perché poi è arrivata la Delta Integrale. Con questa macchina qua io ci ho fatto un giro panico paura con Miki Biasion, perché è stato uno dei piloti che l'ha portata al limite nei tracciati più impegnativi a Rally Legend, e abbiamo saltato con la 037 in livrea Eberhard. Panico paura. E poi ci sono i club, perché se le auto d'epoca qua a Padova rappresentano sicuramente il cuore del salone, i club automobilistici ne sono l'anima. Ne sono l'anima perché storicamente sono tutte quelle aggregazioni di appassionati che permette di far rivivere le emozioni delle auto storiche. E qua ovviamente ci sono un sacco di padiglioni dedicati ai più importanti club automobilistici, con un sacco di auto esposte, ed è anche una bella occasione per ritrovarsi e pianificare attività future. E poi una delle parti più importanti di auto e moto d'epoca, che sono i ricambi e le automobili. Infatti a loro sono dedicati due
padiglioni più grandi. Andiamo a vedere cosa c'è. Mannaggia me, non trovo mai niente per la mia 159. Però per il duettino e per l'Alfa Sud lì c'è assolutamente tutto. Guarda, 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 guarda. Mi ricordano tantissimo il Nardi che c'ho sul duetto. E per finire non mancano arte, modellismo e ovviamente motociclette, ma se non siete ancora contenti, beh, potete portare a casa anche un bel carro armato. Detto questo, fatemi sapere che cosa ne pensate di auto e moto d'epoca, se l'avete visitata, se la visiterete qua sotto nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video su Automoto, ciao!